più bello che ho di questo periodo difficile vissuto a cavallo tra il 2002 e il 2003 a Zuanien è stato, boh, non ricordo esattamente la data, comunque penso ai primi di marzo del 2003, quando dopo alcuni mesi in cui eravamo rimasti completamente isolati, i frati di Abidjan sono riusciti a raggiungerci per la prima volta, a portarci dei rifornimenti di cui avevamo veramente bisogno, ma soprattutto Oliviero è venuto con una richiesta da parte del provinciale di allora che chiedeva ad ogni singolo frate presente nella fraternità, eravamo sei all'epoca, di esprimere per iscritto la propria intenzione di restare sul posto, malgrado l'incertezza e le difficoltà del momento, oppure anche il desiderio di partire. E quindi ciascuno di noi, sei frati, in modo assolutamente personale e individuale, abbiamo scritto. Non era soltanto un'affermazione così verbale, ma per iscritto. Le nostre intenzioni ed è stato molto bello alla fine scoprire che tutti e sei avevamo scritto la stessa cosa, cioè il desiderio di restare perché l'esperienza che avevamo fatto anche nei mesi in cui eravamo completamente tagliati fuori dal mondo senza nessun contatto con i nostri frati, con i nostri parenti in Italia, eccetera. Era stato un momento in cui la nostra vita di fraternità si era consolidata e aveva dimostrato tutto il suo valore, il fatto che essere insieme ci ha permesso di affrontare questo momento difficile. E quindi è un ricordo, è un souvenir di questi momenti, ma per dire che se un elemento, come già ricordato Oliviero, ci caratterizza, cioè quello della vita fraterna, non è soltanto qualcosa che si vede dall'esterno e quindi può suscitare un'attrazione anche da parte di chi ci avvicina e ci conosce, ma in certi momenti è una scoperta o una riscoperta che facciamo anche al nostro interno di questo valore che magari in altri momenti presi per le mille attività, i mille impegni e anche dalla diversità che ciascuno di noi rappresenta, non lo si sente così fortemente come invece in quel momento preciso di difficoltà e di problemi. Vorrei tornare un po' indietro per rispondere insomma, alla questione di fondo alla quale stiamo dando una risposta, per dire che sebbene la presenza dei Cappuccini in Costa d'Avorio rimonti, almeno la prima presenza breve presenza rimonti al 1600, in realtà poi l'attuale presenza dei Cappuccini, come ha già detto Oliviero, risale a 40 anni fa. Non abbiamo, a dire il vero, celebrato in modo particolare o con delle manifestazioni o con delle celebrazioni questi 40 anni. Però so che il centro missionario ha realizzato una pubblicazione che ritraccia un po' la storia della missione, quindi è anche l'occasione per dire grazie a chi ha promosso questa iniziativa, perché è comunque importante mantenere, vivere insomma, la storia e ripercorrere la storia della nostra presenza, perché ci sono degli elementi che ci fanno sicuramente comprendere qual è la percezione che le persone anche sul posto hanno di noi, ma il vissuto della storia può anche offrirci degli spunti e delle indicazioni su quello che siamo chiamati a vivere oggi e anche domani. Io vorrei dare soltanto alcuni esempi di come noi cappuccini siamo percepiti dalla gente in Costa d'Avorio. Sono piccoli esempi che vengono dalla mia esperienza personale, quindi è un'esperienza breve di una quindicina di anni, durante i quali poi ho avuto divagazioni varie, un periodo in Inghilterra, alcuni anni in Camerun, un periodo in Italia in seguito ad un incidente, insomma.
È stato un periodo abbastanza movimentato e variegato, quindi la mia esperienza è breve, a differenza di quella di Oliviero, che ad oggi rappresenta, insomma, la memoria storica anche della missione, essendo arrivato al bel traguardo dei 35 anni, insomma, un po' come quelli del Cardinal Massaia in Etiopia. E su 35 anni ne ha fatti ben 33 nella stanza dei Bottoni. Allora è veramente la persona più qualificata a dirci, insomma, cos'è e qual è il rapporto tra la Costa d'Avorio e i Cappuccini. La mia esperienza è più piccola, ma vorrei semplicemente ricordare alcuni episodi. Allora, in questi 40 anni ci sono state delle persone che hanno sicuramente lasciato un segno. Io ne ricordo due perché sono due persone con le quali a volte è successo di essere stato confuso, insomma, non so se per motivi, insomma, che posso spiegare. Allora, la prima persona è quel padre Claro Lazzari, che in Costa d'Avorio è ricordato come Per Lazzari. Allora, c'è una certa assonanza tra il suo cognome e il mio, e negli anni in cui sono stato ad Alepè, mi è capitato più volte di essere chiamato Frère Lazzari, Frère Lazzari. È sicuramente il segno che questa persona, nella zona soprattutto dell'etnia Atie e Mbato, aveva veramente lasciato un segno. Cioè, quando io sono arrivato in Costa d'Avorio nel 2002, penso che fossero già forse 15 anni o almeno 10 che Per Lazzari era partito dalla Costa d'Avorio, era rientrato in Italia. Ma la sua memoria è rimasta viva e boh, per questa assonanza di cognomi mi è capitato appunto più volte di essere identificato come, guarda, il Per Lazzari redivivo. La seconda persona è padre Gianluigi Marcassoli, di santa memoria, anche lui recentemente mancato. E soprattutto a Zuanien, allora lì c'è il nome che ha in francese, insomma, una certa assonanza. Jean-Luc, Jean-Louis, è facile che vengano confusi. C'è poi a volte, insomma, non durante tutto l'anno, ma in certi periodi dell'anno, la mia configurazione fisica con una barba lunga e incolta e, insomma, anche una certa misura, una certa rotondità può far richiamare in qualche modo la figura di Gianluigi. Allora, in questi anni, soprattutto negli ultimi 2 anni dopo il mio ritorno a Zuanien, che ha coinciso anche con il periodo in cui poi Gianluigi ha lasciato la Costa d'Avorio, mi è capitato spesso di essere confuso con lui. Molto recentemente, qualche settimana prima di rientrare in Italia, ho partecipato a una cerimonia a Zuanien in cui c'è stato il passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo prefetto. Erano presenti alcuni militari e uno di questi mi ha avvicinato, appunto dicendomi, in un primo tempo forse pensavo fosse veramente Gianluigi, poi da vicino ho capito che non ero lui, diciamo, ho conosciuto il vostro frate Barbuto, e che so che ha fatto tanto bene qui e, insomma, e voleva tanto bene anche a noi militari. Quindi questo poi ho scoperto che questo militare era presente nella zona dell'ovest della Costa d'Avorio nei momenti caldi, quando Gianluigi doveva, con tutte le attività che ha svolto, l'aiuto che ha portato alle popolazioni, doveva evidentemente trovare degli amici anche in quelli che a volte erano lì per sbarrarti la strada e per creare problemi e difficoltà. Ecco, sono due piccoli esempi, ma che porto veramente nel cuore con riconoscenza verso queste persone con le quali sono stato a volte identificato, perché è il segno che tra i frati che hanno fatto la storia della Costa d'Avorio, della missione in Costa d'Avorio, ci sono proprio delle persone che sono ricordate. E noi, il nostro malgrado, siamo in qualche modo i loro eredi, le petits frères. E siamo chiamati a continuare questa storia, quindi il fatto di essere identificato con queste persone, con questi giganti della missione,
Sì, no, non mi mette per nulla a disagio, anche se dovrei qualche volta un po' vergognarmene, ma ovviamente non per loro, ma per me. Ma mi dà l'idea che veramente ci sono persone che hanno lasciato un segno. Il secondo elemento che mi fa riflettere, che mi fa riflettere circa il rapporto e quindi il modo in cui le persone ci riconoscono in Costa d'Avorio è il fatto che ci sono alcune attività nelle quali noi siamo stati o siamo ancora impegnati che servono proprio a identificare il fatto che siamo i frati di. Allora, le due attività nelle quali in un modo o nell'altro anch'io sono rimasto. Sono stato coinvolto negli anni di vita missionaria, sono, la prima l'ha già ricordato Oliviero, il centro per la cura dei malati di Burundi. Ancora oggi che il centro non esiste più, si trovano ancora ad Abidjan ma anche altrove delle persone che ci identificano e ci indicano come i frati del Burundi. E quindi questa è un'attività sul piano umanitario e sociale che ha marcato in modo forte la storia della nostra missione e credo che nell'esperienza che io avevo fatto con il centro del Burundi, quando si trovava ancora a Zuanien, quindi nello stesso periodo che ho indicato prima, a cavallo tra il 2002 e il 2003, è che è vero, c'erano dei responsabili, c'era anche l'iniziatore di questo centro, quindi padre Marcantonio, però in un modo o nell'altro tutti i frati che si trovavano a Zonien, quindi i sei frati che ho menzionato prima, erano coinvolti nell'attività di questo centro, ciascuno a suo titolo, ciascuno con le sue capacità, con il tempo che aveva, per dire che questa attività, come l'altra che poi citerò in seguito, erano e sono state delle attività affidate evidentemente a qualche frate, ma essendo delle attività che si sono svolte laddove i frati erano presenti come fraternità, sono state anche delle attività che hanno coinvolto la fraternità in quanto tale. Quindi diciamo, mi sembra una cosa bella essere ricordati ed essere chiamati ancora oggi i frati del Burundi. Ecco, non si ricorda soltanto al limite boh, una persona, sicuramente che colui che ha iniziato ed è stato un po' il grande motore di questa opera come padre Marcantonio, ma si associa all'attività al fatto che c'era comunque una comunità dei frati che la gestivano in modo fraterno, in modo solidale e comunitario. Questa dunque è una denominazione che. Almeno nel modo in cui io la percepisco, mi fa capire come ciò che durante i 40 anni di missione è stato fatto, anche questo è un seme importante. Lo ha ricordato Oliviero, il centro per la cura dei malati di Burundi non esiste più, continuiamo in ogni caso a sostenere un po' dietro le quinte i malati e quindi la cura di questa terribile piaga. E quindi è comunque un riconoscimento, se volete, anche di una cosa importante, di un'attività importante che ha marcato la storia della missione. L'altra esperienza è quella del foyer di Alepè. Ancora l'altro ieri io ero ad Abidjan, beh, sono andato tra le altre cose anche dal giardiniere. Da noi quando io vado dal barbiere, i frati mi dicono che non vado dal barbiere, vado dal giardiniere perché i cespugli sono insomma abbondanti. E mi è capitato di incontrare un giovane che io non ricordavo, comunque che era passato. In un periodo in cui io non ero ancora responsabile, ecco perché non l'ho riconosciuto, al foyer di Alepè. Il foyer è un'attività che esiste ancora, è ripresa nel settembre del 2016 dopo quasi 2 anni di interruzione a causa di lavori di ristrutturazione che si erano resi necessari. E anche lì, molto spesso, questo soprattutto boh, nella regione di Alepea, ad Abidjan, ma anche altrove, quando degli antichi pensionnaires del foyer ci incontrano. Anche se non ci conoscono per nome, però ci dicono: ah, tu sei dei frati del foyer.
E anche questo, il foyer è un'esperienza molto più lunga di quella del bureau lì, è stata un'intuizione che i frati hanno avuto nel momento in cui si sono installati nella regione di Alepè, vedendo appunto i bisogni che c'erano per gli studenti che all'epoca venivano anche da zone molto lontane, da altre regioni del paese, arrivavano per frequentare la scuola superiore senza conoscere nessuno, senza avere dei punti di riferimento. Quindi questa esperienza, che continua come dicevo ancora oggi, ha segnato la storia della missione. Un buon numero di frati si sono succeduti alla direzione, quindi nella responsabilità di questo foyer, ma direi che il fatto di essere ricordati come i frati del foyer, ecco, indica anche lì il fatto che la presenza di una fraternità, quindi come quella di Alepè, che è esattamente a fianco del foyer, ha marcato la nostra presenza e il nostro modo anche di gestire questa realtà, che non era soltanto una persona, ma era una persona in nome e in collaborazione con gli altri frati che erano presenti. Un'ultima connotazione che comincio a sentire, ecco, come un riferimento al nostro modo di essere, è anche la connotazione geografica. Anni fa, ancora prima di partire in Costa d'Avorio, conoscevo una persona che lavorava al Touring, e è questa persona che mi aveva fatto scoprire un particolare, se volete, che ignoravo, cioè forse uno dei motivi anche per cui i cappuccini sono riconosciuti come in Italia, almeno come i frati del popolo, perché mi faceva notare questa persona nel grande dizionario geografico, nel grande atlante geografico del Touring, che comprende tutta l'Italia, ecco, il nome Cappuccini, soprattutto in riferimento ad alcune località o ad alcuni quartieri, è di gran lunga il più citato, cioè è difficile che altri ordini o congregazioni religiose abbiano dei quartieri o delle zone che sono identificate nella cartografia ufficiale italiana come luogo. Invece i Cappuccini, per la loro, probabilmente per l'ubicazione, quindi la scelta di essere vicini alla città, ma non troppo, eccetera. Quindi hanno costituito nei secoli un punto di riferimento anche geografico. Beh, è una cosa che è una piccola curiosità che ho scoperto appunto anni fa, e sono andato anch'io a verificare effettivamente nei tre volumi dell'Atlante geografico del Turing. Quindi nord, centro e sud Italia, il nome Cappuccini legato non tanto alle vie, perché quello è lo stradario, la via Cappuccini può esserci un po' dappertutto, come può esserci, che so, la via San Domenico o la via Gesuiti, non so se esista, ma dei luoghi che hanno invece proprio una identificazione geografica, è un elemento interessante. In Costa d'Avorio, recentemente, soprattutto per la nostra presenza ad Abidjan, mi capita, essendo al supermercato piuttosto che altrove, con delle persone che evidentemente io non conosco, ma che vedendomi a volte nella tenuta, in alto uniforme, nella tenuta ufficiale, mi identificano, già tu sei dei frati di Angré. Allora, Angré è il quartiere dove sono installati dall'anno 2001-2002 i frati Cappuccini ad Abidjan, ultima installazione nella storia della missione, almeno per ora, insomma. E quindi noi siamo partiti veramente dalle periferie, anche molto lontane, lo ha ricordato Oliviero, i 700 km che separano Tous les Pleux da Abidjan, e finalmente intorno agli anni 2000 siamo arrivati in capitale. Allora, il quartiere nel quale i cappuccini si sono installati, nel 2000 nel 2000, e lo ricordo bene perché io sono arrivato nel 2002 e tale era la situazione che ho trovato, il convento era in una zona molto isolata, in una landa di ululati solitari, c'era un'immensa discarica molto vicina al convento, non c'era corrente, non c'era assolutamente nulla, non arrivava il telefono ed era veramente una zona molto, molto periferica e anche molto pericolosa, tant'è che i frati, dopo pochi mesi della loro installazione, erano stati obbligati ad abbandonare il luogo a causa dei frequenti assalti dei banditi.
Oggi il convento di Angrè si trova ormai circondato e sommerso dal quartiere che, soprattutto dopo la fine della lunga crisi, della crisi decennale che Oliviero ha già ricordato, ha cominciato a sorgere e a svilupparsi rapidamente intorno al convento, per cui stiamo diventando un piccolo puntino nel cuore di un immenso nuovo quartiere e per il fatto che prima, per alcuni anni, ci sono stati e c'è stato appunto il centro per i malati di Bürgli che si era spostato da Zuaniena ad Abidjan e poi è subentrata questa attività del centro di spiritualità e di accoglienza che pian piano comincia ad essere conosciuto ad Abidjan. Ecco, c'è anche dunque ad Abidjan un luogo geografico che comincia ad essere un punto di riferimento e quindi noi veniamo identificati, almeno mi è capitato spesso di sentire questa frase, ecco, come i frati di Angre. Allora, è anche questa, credo, un segno che la nostra presenza sta mettendo delle buone radici, radici sane, per dire che se le persone si ritrovano, allora evidentemente non è soltanto il luogo fisico, cioè sono le persone che vi sono e sono le attività che si svolgono in questo luogo che lo fanno identificare come un luogo amico. E quindi ecco in breve, non so, in breve o in lungo, alcuni episodi, alcuni elementi che ho tirato proprio dalla mia esperienza personale sul modo in cui siamo percepiti noi cappuccini in Costa d'Avorio, quindi le persone che hanno fatto la storia, le attività ugualmente che hanno fatto la storia e un luogo, in particolare la nostra nuova presenza ad Abidjan Angré, che comincia a fare la storia.